Allora, è una delle misure che è stata inserita nel secondo decreto legge, è una misura che consente a chi è dotato di protezione temporanea di accedere a 300 euro per gli adulti e 150 euro per i minori nel caso ovviamente in cui non abbia già altro tipo di assistenza. È quello che diciamo per le altre emergenze viene chiamata autonoma sistemazione, cioè io non gravo, chiamiamolo così, sul sistema di accoglienza che abbiamo messo in piedi tramite le regioni, che ovviamente è in capo anche alle prefetture, agli enti del terzo settore, ma come dire, sono nella rete familiare. Questo per 90 giorni mi dà il diritto ad accedere a questa misura economica. Siamo alla seconda tranche di pagamenti che avverrà il giorno 14, quindi c'è una richiesta importante, un numero elevato di richieste, noi abbiamo più di 36.000 accessi su questo tipo di richiesta. Nella prima tranche abbiamo pagato una 20.000 persone, e ovviamente le altre saranno pagate in questa seconda tranche, e poi c'è il tema ovviamente dei controlli. Calcolate che per esempio alcune migliaia di persone non sono andate a ritirare quello che era previsto, per cui anche qua dobbiamo capire se non sono andate a ritirarlo perché c'è un ritorno, oppure se andranno più avanti. Insomma, i casi sono ovviamente molto numerosi, molto anche diversificati. La misura sta andando bene, abbiamo una buona capacità di risposta. Allora, il mandato che è stato fornito dalla legge, quindi c'è un decreto legge su questo, ha previsto espressamente che il denaro deve essere consegnato come contributo al rifugiato. Il contributo al rifugiato deve essere certo, e dopodiché, una volta che sono stati fatti i controlli, arriva un SMS sul telefono della persona che si reca alla posta fisicamente, e fisicamente, con la ricevuta che gli ha dato la questura e il suo documento d'identità, ritira il cash. Si è immaginata questa misura perché la misura deve essere rapida e sicura, quindi la sicurezza è il riconoscimento della persona allo sportello. Non è delegabile, ma non è delegabile non perché non sia possibile delegarlo da un punto di vista, come dire, teorico, ma proprio perché la scelta è stata quella della sicurezza della consegna del denaro. È ovvio che poi la persona che è destinataria di questa somma può la utilizza come ritiene opportuno. Il sistema ha retto, nel senso che adesso siamo sui 125.000, però consideriamo una cosa, non abbiamo piena contezza di quelli che vanno via. Perché mentre c'è un sistema di registrazione in ingresso, non c'è un sistema di registrazione in uscita. Ricordiamoci che queste persone lavorano Europa su Europa, quindi non c'è la possibilità di fermarli in uscita, non sarebbe forse neanche. Quindi noi ci affidiamo anche ai dati un po' macro che ci danno anche le organizzazioni internazionali. In questo senso il sistema ha retto perché sono stati veramente un popolo equilibrato che è scappato da una guerra, che si è anche sistemato principalmente arrangiandosi, no? Nella rete familiare, nella rete amicale, quindi nella serietà che ci contraddistingue, noi di questi 125.000 ne assistiamo veramente pochi.